La fede è qualcosa che ci porta anche ad essere sensibili alle esigenze degli altri. Non c'è questo detto, ognuno si arrangi con la propria fede, no? Invece io credo che l'abbondanza di alcuni nel progetto di Dio serve alla mancanza di altri. Vogliamo svilupparlo tra di noi, non soltanto, ma anche sensibili a queste problematiche lì dove il Signore ci farà vedere. E io questa mattina ho un pensiero breve che vorrei trasmettervi nel capitolo 60 del profeta Isaia. Vogliamo leggere i primi versi. Isaia capitolo 60. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, il re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno. Tutti si radunano e vengono da te, i tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te. La ricchezza delle nazioni verrà da te. Amen. Ci fermiamo qui con la lettura. Certamente questo è un brano profetico che in un senso più ampio si rivolge alla Gerusalemme nuova, alla Gerusalemme futura, piena della gloria di Dio, abbandonata, disprezzata, tormentata, martoriata, ma che poi entra nuovamente nel progetto della gloria di Dio. Ma sappiamo benissimo che la Gerusalemme è tipo, è simbolo della Chiesa, e la Chiesa non è un'entità astratta, ma è espressione del corpo di Cristo, di ogni membro. La Chiesa non è un edificio, non è una dimensione esterna, ma è una dimensione spirituale, dove in Cristo siamo stati uniti a fare parte di un corpo unico. E questa mattina sento forte l'incoraggiamento di Dio per ognuno di voi, parte di questa Gerusalemme, per ognuno di voi, parte di questa dimensione, a sorgere e a risplendere. Sorgi, risplendi. Sorgi, risplendi. È come se Dio questa mattina sta dicendo a ognuno di voi qui e sta dicendo a tutta la sua Chiesa: sorgi, sorgi, risplendi. E perché sorgi, risplendi? Perché evidentemente nell'esperienza della nostra vita c'è come un cadere, c'è come un fermarsi, c'è un come un rallentare il passo, c'è un come rimanere schiacciati dalle circostanze, dalle situazioni diverse. Sorgi, sorgi, sorgi. Questa mattina lo Spirito Santo sta indirizzando questa esortazione a ognuno di noi. Sorgi. Ricordate, in una parte della scrittura è scritto: risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Sorgi, sorgi. Io credo che realmente questa mattina lo Spirito Santo vuole fare risorgere e risplendere la gloria di Dio. Fratelli, le chiamate di Dio sono senza pentimento. Se Lui ti ha chiamato, se Lui ha messo la sua gloria in te, è perché questa si manifesti. E forse sei stato occupato in tante cose,
sei stato preso dalla opera di ristrutturazione della tua mente, da tutto il male che forse è emerso, da tante cose che ti hanno circondato, e questa gloria, questa potenza che Dio ha messo in te è come se non si vedesse, ma sorgi e risplendi. Questa mattina il Signore ti dice: poiché la tua luce è giunta, chi è la nostra luce? È Cristo la nostra luce, fratelli, ed è giunta, è arrivata, e dentro ognuno di noi possiamo risplendere di questa luce meravigliosa, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Che bello, fratelli, sapere che la gloria del Signore spunta, sorge nella nostra vita, sulle ceneri dei nostri sogni, sulle ceneri delle nostre, dei nostri progetti, sulle ceneri dei nostri castelli in aria, sorge qualche cosa di grande nella nostra vita. Tante volte sembra che tutto crolli, tutto cada, ma tutto questo serve perché la gloria di Dio, perché la testimonianza di Dio sia edificata nella tua vita e perché risplenda la luce di Dio in te. E questo è il progetto di Dio, farci risplendere di Lui. Tante volte sappiamo, abbiamo cercato di avere una luce nostra, una luce propria. Ognuno di noi ha acceso tante luci nella propria vita, ognuno di noi ha creato delle luci artificiali, ma quella luce che deve sorgere in te e in me è una luce che non si spegnerà mai. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. E infatti la situazione in cui questa luce spunta e risplende è una situazione che al verso 2 è molto chiara. Dice: infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Guardate, sembra proprio un evento veramente planetario, un evento di un sole, di una luce che deve realmente rompere le tenebre. Le tenebre coprono la faccia della terra, le tenebre vogliono coprire la tua vita, le tenebre vogliono coprire la tua realtà quotidiana, le tenebre vogliono avvolgerti, ma non potranno farlo. Questa è la buona notizia che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole dire. Ci saranno momenti forse di buio, ci saranno momenti in cui non capirai niente, ci saranno momenti in cui ti sentirai come se il diavolo sta vincendo, perché quello che vediamo intorno sembra che ci dia la potenza, il senso della potenza del male, sembra che l'ingiustizia vinca, sembra che il peccato debba vincere, ma no. Perché seppure le tenebre stanno coprendo o stanno cercando di coprire la terra e l'oscurità avvolge i popoli, avvolge la tua vita, ma su di te sorge il Signore. Questa è la buona notizia che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole dare. Su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Che bello che dalla tua oscurità, dalle tue tenebre, venga fuori la luce della presenza di Dio e si alzi e venga piano piano a illuminare, diventare una lampada che si accende sempre di più. E lì dove l'oscurità è stata fitta, forse prima è un lumino, forse prima è una scintilla, ma questa luce sta crescendo, questa luce deve crescere nella tua vita, deve diventare una luce forte, una luce grande, deve risplendere, deve apparire, perché poi dice le nazioni cammineranno alla tua luce. Non si prende una lampada per metterla sotto il moggio, ma si mette sopra. Dio sta illuminando la sua Chiesa. E da dove la sto illuminando? Di solito quando noi illuminiamo puntiamo i riflettori e cerchiamo di illuminare qualcuno, ma Dio sta illuminando dal tuo di dentro
È questo quello che lo Spirito Santo sta cercando di fare nella tua vita, fratello, sorella. Un riflettore fortissimo, una luce grandissima sta cercando di venire fuori. Sta cercando di rompere l'oscurità che c'è nella tua vita, nella tua mente. La luce di Cristo sta spuntando, sta sorgendo in te. E questo è bellissimo. E anche quando pensi che l'oscurità è troppo netta, è troppo densa, questa luce sta spuntando e questa luce sta emergendo, ed è quello che Dio si aspetta, che la luce di Cristo venga fuori da tutti i suoi figliuoli. E per venire fuori la luce di Cristo si deve spegnere la nostra luce. Bisogna che io diminuisca e che egli cresca, diceva Giovanni Battista, vi ricordate? Bisogna che la mia luce si spenga, ammesso che sia luce, e la luce di Cristo cresca dentro di me. Questo è quello che lo Spirito Santo sta cercando di comunicarti, fratello, sorella. La sua luce deve risplendere in te, in me. Se non risplende questa luce, sapete cosa succede? Vedremo buio. Questo è incredibile. Tante volte pensavamo di vedere la luce anche quando non c'era Cristo. Io mi ricordo, c'è stato un periodo della mia vita in cui pensavo che il mondo era luminoso, che era bello, che era allegro, che era... Poi piano piano si è spenta la luce e mi sono accorto che al di fuori di Cristo non c'è una vera luce, non c'è una vera pace, non c'è una vera giustizia, non c'è una vera gioia. Se quella che tu chiami luce sono tenebre, disse una volta Gesù, quanto grandi saranno le tue tenebre. Senza Lui non c'è luce. E senza Lui, sapete come siamo? Come un cieco che guida un altro cieco. Vi è capitato nella vita di cercare di guidare altre persone e cadere insieme nella fossa? Perché se un cieco guida un altro cieco, cadranno ambedue nella fossa. Questa è la realtà. E tante volte, illuminati dai nostri progetti solamente, illuminati dalle nostre idee, abbiamo cercato di condurre altri e li abbiamo condotti nella stessa fossa dove siamo caduti noi. Forse male comune mezzo gaudio, questa è stata l'unica consolazione. Ma non è questo quello che Dio vuole fare. Dio vuole accendere la luce nella tua vita, Dio vuole risplendere nella tua vita, e appena la luce si accende cominciamo a vedere. Non è strano se ti sta avvenendo che senza Gesù vedi tutto confuso? È un'opera di Dio. Se ti stai sentendo più in crisi di prima, è un'opera di Dio. Perché quella che tu chiamavi luce in realtà è tenebre. E Dio vuole farci vedere dalla sua luce, vuole farci vedere dalla sua prospettiva, vuole illuminare la nostra strada. Ed è come se una lampada sempre più forte si accende in te, fratello, sorella. E mano a mano che si accende, tu cominci a guardare le cose e le vedi da una prospettiva nuova, le vedi diverse, le vedi in una maniera completamente nuova, vedi quelle cose che sembravano risplendenti, le vedi brutte, quelle cose che sembravano brutte, le vedi risplendenti. C'è una rivoluzione, perché la luce di Dio sta risplendendo in te. E tutto questo, dicevo, non è solamente perché Dio vuole farci vivere nella luce. Dio è luce, Dio è chiarezza, per cui la chiarezza sua vuole venire nella sua vita, ma tutto questo è in un progetto più grande, dove la luce che viene fuori da te diventi un punto di riferimento, diventi un punto, un segnale per tutti quelli che cercano la luce.
per tutti quelli che cercano la luce. Dio vuole fare risplendere Cristo in te. Perché? Perché vuole attirare tutti quelli che stanno cercando Cristo. Dio non vuole fare risplendere la tua intelligenza. Dio non vuole fare risplendere i tuoi gusti solamente. Dio non vuole fare risplendere le tue idee, perché sennò attirerai solo quelli che hanno le tue idee. Dio vuole fare risplendere Cristo in te e in me per attirare tutti quelli che stanno cercando la luce. Questa è la volontà, questo è il desiderio di Dio, e le nazioni cammineranno alla tua luce e il re allo splendore della tua aurora. Questa è una profezia bellissima, la luce di Dio che si manifesta in te diventa una direzione per gli altri. Fratelli, tante volte noi cerchiamo di fare capire agli altri la direzione, e non riusciamo a spiegarglielo, gli diciamo devi andare di qua, devi girare di là, devi seguire così. Ma se Cristo si manifesta in te, Cristo è la via. Sei d'accordo che Cristo è la via? Se Cristo si manifesta in te, le persone vedranno la via. E non sarà difficile fargli comprendere qual è la via. Se Cristo si manifesta in te, vedranno la verità. E non sarà problematico stare a discutere di verità. Se Cristo si manifesta in te, vedranno la vita. La vita esuberante, forte, dello Spirito. Vedranno Cristo in te. E tutti quelli che vogliono seguire Cristo, te li troverai accanto. Questo è il progetto di Dio. Che si illumini la luce sua dentro di noi. E il verso 5, andiamo verso la conclusione, perché questa mattina non sento di andare oltre, perché lo Spirito Santo possa stampare questo messaggio di resurrezione dentro ognuno di noi. Allora, dice, guarderai e sarai raggiante. Alleluia! Allora guarderai. Ma perché fino a prima tempo che facevamo? Non guardavamo pure? Sì, guardavamo. E eravamo raggianti? Guardate un poco intorno, guardatevi intorno, guardate quello che vi succede, guardate il mondo come va, guardate gli scontri politici di quelli che dovrebbero essere poi i nostri rappresentanti, guardate tutto secondo l'ottica umana, vi verrà veramente da piangere o da ridere. Insomma, alla fine, guardare attraverso la confusione di quello che ci circonda, alla fine sapete cosa porta le persone a dire io non voglio più guardare. Ed è vero, a un certo punto dici io non voglio saperne più niente, facciano loro, io non voglio sapere più niente. Fuggire, non si può più guardare la vita, la realtà, se non si scopre la luce di Cristo. Questa è una grande rivelazione. Non si può più guardare realmente, perché si viene subito feriti, colpiti, confusi, angosciati, impauriti. Ecco perché tante persone camminano così, con i prosciutti sugli occhi, ecco perché tante persone fuggono nel demenziale, ecco perché tante persone vogliono solamente evadere, fuggire, non pensare, vedere spettacoli, andare solo in discoteca, scaricarsi. Perché? Perché hanno paura di guardare, perché quello che guardano è tenebra, è dramma, è angoscia, è nonsenso. Ma se la luce di Cristo spunta nella tua vita, ma se la luce di Dio comincia a venire fuori, tu guarderai e sarai raggiante. E perché? Perché stai vedendo con gli occhi di Dio, stai vedendo con gli occhi del vincitore, di colui che ha vinto, di colui che ha in mano le chiavi dell'Hades, della morte, di colui che ha fatto una chiesa sulla quale le porte dell'Hades non potranno vincere. Alleluia! Ecco perché guarderai e sarai raggiante.
E questo è un poco tante volte un test che possiamo fare nella nostra vita. Quando guardiamo e siamo raggianti, vuol dire che stiamo guardando attraverso la luce di Dio. Quando guardiamo e siamo estremamente depressi o in crisi, stiamo guardando solamente dalla sfera umana, stiamo guardando le tenebre, stiamo guardando l'ingiustizia, stiamo guardando il fallimento, stiamo guardando il peccato, ma Dio ci sta chiamando a guardare Lui, a guardare la sua luce. Allora guarderai e sarai raggiante. Dio sta cercando un popolo di persone raggianti che irradiano che cosa? La sua luce, che ricevono questa luce e la trasmettono. E non è neanche difficile, fratelli, perché tutto questo viene dalla fede. Non dobbiamo noi crearla questa luce, non la possiamo costruire noi, è la fede in Cristo che fa sì che la sua presenza venga fuori dalla nostra vita. Allora, concludendo, guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà. Che bello, fratelli, il cuore che palpita e si allarga. Io nella mia esperienza, nella mia vita, mi sono abituato al cuore che si stringe, e si stringe a tal punto tante volte che viene pure l'infarto, le coronarie, proprio cioè, lo stress tale, si stringe tremendamente per il male, per il dolore, per l'angoscia, e non palpita più. Perché non palpita più? Perché abbiamo imparato a mettere dei filtri, perché abbiamo sofferto così tanto che non vogliamo più emozionarci. Siamo bloccati, siamo lì bloccati nell'esprimere qualunque emozioni, perché siamo stati troppo feriti dalla vita, e allora siamo lì proprio controllati. Io spesso incontro delle persone che camminano con i freni piantati, come si suol dire, così. Ma perché? Ma perché? Perché hanno dovuto frenare. Il cuore ha palpitato tante volte, ma è stato ferito. Il cuore ha sperato, ma è stato violentato. Il cuore si è allargato, però subito qualcuno lo ha distrutto, e allora si è chiuso il cuore e non ha palpitato più. Ma questa mattina c'è una speranza per i cuori chiusi, per le emozioni ferite, per i cuori che non battono più. Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà. Questa è una profezia per ognuno di voi che lascerà che la luce di Dio venga fuori. Ritornerete a un cuore palpitante. Vi sentirete nuovamente adolescenti, forse, bambini, palpiterete di una vita nuova. Il cuore si allargherà. E che significa che il cuore si allargherà? Che il cuore avrà possibilità di accogliere, di ricevere, di avere contatti, di relazionarci, di entrare in una comunione nuova. E tutto questo perché? Perché questa luce, questa presenza, questa forza di Dio avvolgerà l'abbondanza del mare verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà da te. È incredibile questa profezia. Dio sta dicendo che la ricchezza di Palermo, la ricchezza di Misilmeri, la ricchezza di Capaci, la ricchezza di Isola, la ricchezza verrà da che cosa? Dalle tasse che paghiamo? La ricchezza del luogo dove siamo verrà dai cristiani. La ricchezza del luogo dove siamo verrà da te, da me, nella misura in cui riusciremo a fare venire fuori la luce di Dio. Questa arricchirà, questa è la ricchezza, questa è la vera ricchezza, la ricchezza delle nazioni, del posto, del luogo dove ti trovi, della famiglia, verrà dal fare risplendere la sua luce dentro di te. Questo è la buona notizia. Quindi nel momento in cui vedi che le tenebre aumentano, non buttare la spugna, non dire basta, chiudiamo la luce ormai,
non buttare la spugna, ma anzi, accendi la luce. Abbi fede in Cristo, ci alziamo in piedi. Abbi fede nella sua opera dentro di te. Accendi per fede la luce di Dio dentro di te e vedrai che le oscurità cominceranno ad andare via e vedrai lo Spirito Santo che comincerà a illuminare la tua vita e vedrai che non solo tu non sei il più povero, non sei il più fallito, ma sei quello che Dio vuole usare per portare il suo messaggio. Questa è la verità. Dio si usa di strumenti deboli che però fanno risplendere la luce sua nel proprio cuore. Dio non ha preso tutte le persone più furbe, più intelligenti, più forti, ma ha preso le persone più fragili, più deboli. Perché? Perché la gloria fosse sua, perché la luce fosse sua, perché non portassimo avanti l'umanesimo, ma il cristianesimo. Cristo è la luce, Cristo è risorto e Cristo risorgerà in te se ci credi, se ti abbandoni a questo e la sua luce attirerà le nazioni, verranno da te. Alleluia! E da poche persone, con questa fede, la luce si trasmetterà, la luce porterà il suo frutto, sorgi, risplendi, ti dice il Signore, poiché la tua luce è giunta, è qui, è dentro di te, accendila per fede e comincia a camminare con questa luce e vedrai la gloria di Dio manifestarsi nella tua vita e le oscurità e le tenebre fuggiranno. Alleluia! Lode al Signore, vogliamo ringraziare il Signore per questo, vogliamo lodarlo, vogliamo entrare veramente in questa dimensione del popolo di Dio, che è un popolo che grida il grido di giubilo, non un popolo che si lamenta, non un popolo che si amareggia semplicemente, non un popolo che si rattrista, ma un popolo che giubila. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo e che cammina all'ombra dell'Onnipotente. Alleluia! Alleluia! Signore, vogliamo la Tua luce questa mattina che si esprima in noi. Non abbiamo paura dell'oscurità, Signore. O anche quando ci troviamo nell'oscurità, e forse ci ricordiamo quando eravamo bambini e avevamo paura del buio, Signore, ma in questa oscurità c'è la Tua luce. Ti ringraziamo perché Tu hai acceso la luce nei nostri cuori, Signore. Hai messo Cristo in noi. Alleluia! E vogliamo ringraziarti, lodarti, Signore, e sappiamo che nel momento in cui questa luce si accende, le tenebre fuggiranno, Signore. Le tenebre fuggiranno. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Padre. Grazie, Signore. Ti lodiamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia.